Bene, iniziamo. Buongiorno a tutti. Mi chiamo Maarten van Aalderen, sono presidente dell'Associazione Stampestra e, a parte questo, corrispondente del quotidiano olandese Telegraaf. Benvenuti a tutti, benvenuti soprattutto alle due persone accanto a me. Ermet Realacci, che è presidente parte parlamentare, come sapete, del PD, anche presidente della Fondazione Simbola, e in questa veste viene qui oggi da noi. E accanto a lui c'è Marco Fortis, che è vicepresidente della Fondazione Edison. Loro parleranno di una cosa molto interessante, per questo sono contento che hanno scelto questa sede della Stampestra di parlarne, perché parlano di un argomento che è importante sapere anche per noi giornalisti, europei, giornalisti non italiani della Stampestra. Cioè, si parla di un aspetto dell'economia italiana, di aspetti a volte dimenticati, perché quando pensiamo all'economia italiana in un paese come il mio paese, l'Olanda, a volte pensiamo, mettiamo l'accento sul debito pubblico, parliamo della disoccupazione giovanile, della crisi economica che colpisce vari settori, però l'economia italiana ha anche delle sorprese positive, è importante anche sempre pensare agli aspetti positivi anche di questo paese che fa sempre comunque parte del G8. Ho già avuto modo di parlare con Ermet Realacci qui precedentemente in questa sede, che con grande entusiasmo mi ha parlato e direi anche con grande conoscenza di molte materie mi ha parlato di moltissimi aspetti positivi di imprese italiane che sono molto migliori nella loro competitività internazionale rispetto a quanto si pensi, insomma. Su questo loro hanno tutti e due molto più da dire di me, quindi a questo punto io non sono qui solo come relatore ma soprattutto anche come ascoltatore interessato. A questo punto vorrei dare prima la parola a Ermet Realacci e dopo a Marco Fortis. Grazie dell'attenzione, grazie a tutti di essere venuti. Prego.